Finalmente, dopo anni e anni di pessime copie in VHS, Cannibal Holocaust ritorna al suo originario splendore grazie al magnifico lavoro compiuto da Michele De Angelis e dalla Alan Young Pictures. Il capolavoro maledetto di Ruggero Deodato torna a una nuova generazione di cinefili, esattamente come il regista aveva pensato, progettato e costruito il suo film più controverso. Il genere cannibalico è una peculiare perversione del cinema popolare italiano. Ci aveva già pensato il buon Umberto Lenzi con Nel paese del sesso selvaggio a contaminare il genere avventuroso, esotico, con la variante erotico cannibalica. Ma è solo con Mondo Cannibale, che in realtà è una sorta di sequel non ufficiale del film di Lenzi e soprattutto Cannibal Holocaust, che il genere assurge al suo splendore più furioso, selvaggio, iconoclasta, crudele. Cannibal Holocaust è stato cercato, braccato, visto probabilmente per i motivi sbagliati. Prima di tutto, ovviamente, l'accusa di essere soprattutto un film di bassa macelleria, in riferimento all'alto numero di animali veri ammazzati per davvero sul set. Basta guardare, per esempio, le foto di lavorazione di scena di Cannibal Holocaust per rendersi conto che Deodato e i suoi soci hanno lavorato al film in un puro spirito di cinema da guerriglia. Cannibal Holocaust è stata una lavorazione senza rete di sicurezza. Non siamo dalle parti del blockbuster americano che arriva in un luogo africano, asiatico che sia, e colonizza letteralmente con i propri mezzi, la propria ricchezza, il luogo che ospita la lavorazione del film. In Cannibal Holocaust è accaduto esattamente il contrario. Lo spirito del luogo si è impadronito della lavorazione e ha fatto sì che ancora oggi Cannibal Holocaust sia soprattutto la testimonianza e la documentazione di una sorta di rito di possessione. Al contrario, è Letizia, il luogo, le abitudini di quegli indios che hanno letteralmente preso possesso di questo pugno di cinematografari che sono andati all'avventura in Sud America per realizzare un film che ancora oggi in qualche modo ci è invidiato. In un certo senso, Cannibal Holocaust è un film politico, ma non per il motivo per cui lo si ritiene comunemente un film politico, ossia la polemica sui media. Anche se, a onor del vero, Deodato, con la polemica contro la reality TV, ci è arrivato in tempi non sospetti, almeno con 20 anni d'anticipo rispetto ai suoi epigoni ed emuli americani, e non sempre epigoni ed emuli dichiarati. Vedi gli autori del sopravvalutatissimo Blair Witch Project. La politicità del film di Deodato probabilmente risiede altrove, e cioè nella messa in scena di un conflitto
tra il cosiddetto primo mondo, che è un primo mondo tecnologizzato, armato, di media, e l'immagine di un cosiddetto terzo mondo che, come in una parabola di Swift, serve soprattutto per sfamare i paesi ricchi. Quello che racconta Cannibal Holocaust, in realtà, è il mito del cannibalismo rovesciato. Non è più l'incognita del selvaggio che minaccia l'integrità presunta dell'occidentale. È l'occidentale che nella sua furia di consumo compulsivo arriva a divorare non solo le risorse, ma letteralmente i corpi dei cosiddetti terzomondiali. E lo fa non tanto per uno mero spirito di sopravvivenza, ma per alimentare il proprio bisogno di immagini. Cannibal Holocaust è la società dello spettacolo al suo stadio di decomposizione terminale. In questo senso, Cannibal Holocaust va quasi nella direzione della polemica di Glauber Rocha, quando invocava un cinema cannibalico quale unica risorsa dei paesi terzomondiali per difendersi dall'omologazione imposta dal modello occidentale. Cannibal Holocaust ci pone una domanda: a cosa dobbiamo credere quando vediamo un film, quando ci troviamo di fronte a un'immagine? Se è vero, come è vero, che gli animali che vengono uccisi nel film sono animali veri, che vengono uccisi per davvero davanti all'obiettivo della macchina presa, questa cosa ci pone una prima domanda. Si tratta di una scelta immorale perché si uccide un animale per mangiarlo, cosa di cui siamo partecipi tutti i giorni? O è una cosa immorale perché c'era una macchina da presa a documentare quest'uccisione? E ancora, questa uccisione è immorale per il semplice fatto che avviene o perché è calato in un contesto di pura finzione? E ancora, questa uccisione è immorale perché avviene ed è calato in un contesto di pura finzione che si offre come realtà assoluta? Cannibal Holocaust è un film tutto di corti circuiti, etici e filmici. La grande attualità di Cannibal Holocaust è che pone questi problemi all'interno di un corpo cinematografico che è già smembrato, esattamente come i corpi dei video operatori che si rendono complici e artefici dei peggiori delitti e che nel film si possono ricostruire solo attraverso spezzoni di pellicola. In questo senso, il film di Deodato è già un esempio di cinema post-cinematografico. Il cinema è già finito, si tratta di ricomporre persino un'immagine del cinema, e questa immagine non può che passare attraverso la ricomposizione di quella che era l'immagine di un corpo umano. Riguarda le date e i retroscena e gli aneddoti di questa lavorazione avventurosa, rimandiamo ai materiali del DVD curato da Michele De Angelis per la Alan Young Pictures. Lì c'è pane per i nostri denti. Per quanto riguarda il film e Deodato in senso stretto, eviteremo anche di piangerci addosso e di raccontarci di come e quanto ci mancano dei cineasti avventurieri pirati come Deodato.
Basti sapere che Deodato non solo è stato allevato dal Rossellini più avventuroso e sperimentale, il Rossellini televisivo, ma che ha lavorato con Corbucci, con Freda, con Losey, e che la storia di Deodato cineasta affonda nelle origini del cinema popolare italiano. E fa bene Deodato a rivendicare che se anche Cannibal Holocaust è il film di cui lui va personalmente più orgoglioso, è pur vero che Ruggero Deodato non è solo Cannibal Holocaust. Ruggero Deodato, che ama ricordare che da ragazzo era chiamato il James Dean dei Parioli, è stato uno dei più grandi tecnici del cinema italiano, un grande innovatore dell'uso della macchina da presa, un cineasta dal taglio spiccatamente americano e che soprattutto non si è mai tirato indietro rispetto alla contaminazione, rispetto alla sperimentazione e soprattutto non si è mai tirato indietro rispetto a qualsivoglia avventura pur di inseguire il proprio peculiare sogno cinematografico. Questi motivi e altri ancora, sarebbe il caso di considerare Cannibal Holocaust non tanto una sorta di mostro cinematografico, un film estremo, limite o quant'altro. Cannibal Holocaust è sia un film limite perché il tasso di violenza e di crudeltà esibiti da questo film raramente sono stati superati e soprattutto messi in scena con tale veemenza e livido furore. Ma c'è da considerare anche che a suo modo Cannibal Holocaust è il rovesciamento dell'ideologia del mondo movie praticata da Prosperi e Jacopetti. Oggi, grazie al DVD, grazie al lavoro appassionato di persone come Michele De Angelis, possiamo rimettere le mani e gli occhi su Cannibal Holocaust e renderci conto che si tratta di un film ancora scomodo, ancora inguardabile, nel senso che ci pone letteralmente un problema al nostro sguardo e al tempo stesso ci offre l'immagine di un cinema che in Italia e nel mondo non si pratica più. Per questo motivo, Cannibal Holocaust oggi è un film più necessario che mai.